Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata, con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. Si avvicina l'importante sfida di campionato contro Sassuolo, che testerà se i Granata si sono ripresi dalla debacle di Parma. Noi abbiamo già visto degli ottimi segnali provenire dal match contro la Fiorentina, dunque siamo sicuri che la squadra di Mister Ventura andrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia per prendere il risultato pieno. E comunque sia, per disputare una ottima prestazione. Il Sassuolo si è rinforzato in questi giorni con l'acquisto dei difensori Lorenzo Ariaudo dal Cagliari e soprattutto di Thomas Manfredini dal Genoa. Manfredini, che è un rinforzo d'esperienza, è sicuramente un difensore molto valido, esperto dall'alto delle sue 34 primavere. È difficile che scenda in campo contro il Torino, ma è un giocatore che certamente potrebbe essere utile alla squadra nero-verde per affrontare Granata. Vedremo. Dovremmo essere precisi e soprattutto, come riporta una curiosa statistica, dovremmo cercare di finire meno in fuorigioco, perché pensate, il Torino è la squadra con più fuorigioco registrati dagli assistenti, ben 55, e questo molto spesso si nota quando Immobile, più di altri, viene colto in posizione di offside. Dunque dovremmo cercare di ridurre queste occasioni per provare a cogliere di sorpresa la difesa nero-verde, che ha dimostrato di essere tutt'altro che impeccabile. L'arbitro del match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Domani si presenterà Immobile insieme a Mister Ventura per la consueta conferenza pre-partita. E il giovane centravanti napoletano è riuscito a recuperare dall'infortunio muscolare che l'ha messo KO per la sfida contro la Fiorentina, e dunque dovrebbe essere al 100% arruolabile per la trasferta di Sassuolo, e se non ci saranno ulteriori complicazioni dovrebbe anche essere titolare. Mentre Maksimović, parlando a Tutto Sport, ha dichiarato che ringrazia molto Ventura proprio perché gli sta dando fiducia con la posizione titolare. Lui ovviamente sta ricambiando questa fiducia con ottime prestazioni, e soprattutto continua a sottolineare il fatto che non sarebbe venuto al Toro se non ci fosse stata una garanzia come Mister Ventura. Dunque ha rifiutato club importanti per avere la fiducia di un club in cui crescere in tranquillità, e dunque si rivela molto contento della sua attuale esperienza in maglia granata, e anche noi siamo molto contenti dell'apporto che sta fornendo alla squadra. Passando invece al mercato, è rimbalzata nella giornata di oggi, ma c'era stato già qualche eco nelle giornate precedenti, la indiscrezione che vorrebbe un cavallo di ritorno di fuoco, ossia Alessandro Rosina, ex trequartista della formazione granata fino al 2009, appunto una voce che vorrebbe l'attuale giocatore del Siena ritornare sotto la mole, ma sembra essere davvero un'indiscrezione di poco conto, perché attualmente Rosina sta bene al Siena, chiaramente sta seguendo alcune offerte dalla Serie A, ma tra di queste non c'è il Torino, è un discorso chiuso nonostante le alterne fortune che ha avuto qui in maglia granata. Mentre invece per quanto riguarda la faccenda di D'Ambrosio, la situazione è attualmente bloccata perché l'Inter non vuole concedere la comproprietà di Ruben Botta, che è la contropartita tecnica ritenuta adeguata dal Torino. Dunque bisognerà vedere se il Torino proverà a coinvolgere altre squadre, come ad esempio la Roma, che sta cercando di capire se Balzaretti potrà recuperare in fretta dal suo infortunio, oppure se dovrà continuare a trattare con l'Inter magari con altri termini, magari ampliando leggermente il conguaglio oppure lavorando su un'altra contropartita. Ma sono discorsi in fieri che però si devono chiarire, perché siamo già, pensate, a metà mercato, un mercato che finora non è stato granché movimentato. Dunque, da parte mia, Giacomo Corongi, è tutto per questa sera. Attualità Granata termina qui. Ancora una volta una buona serata e un augurio di buona continuazione.